immersione nella realtà virtuale alla scoperta dei tesori archeologici custoditi nelle acque cristalline dell'area marina protetta Capo Rizzuto, ma non solo. La trasposizione nella realtà virtuale dei resti di antichi naufragi che giacciono sul fondo del nostro mare è una delle attività del progetto europeo BlueMed, che punta a valorizzare il patrimonio culturale subacqueo del Mediterraneo attraverso lo sviluppo di varie forme di turismo sostenibile. Uno dei siti pilota è proprio l'area marina protetta Capo Rizzuto, attraverso alcune attività svolte in partenariato con Università della Calabria, Polo Museale e Soprintendenza ai Beni Archeologici, assieme al Parco Archeologico Sommerso di Baia vicino Napoli, alle isole Sporadi in Grecia e al sito sommerso di Cavtat in Croazia. Su tutti questi siti ha lavorato l'equipe che presso il Museo Archeologico Nazionale di Crotone ha illustrato il percorso che porta dallo studio dei reperti e dal loro restauro fino alla realizzazione di accuratissimi percorsi virtuali di ultima generazione. Stiamo portando adesso a compimento un percorso che è iniziato diversi anni fa, quando abbiamo capito l'importanza di sperimentare la valorizzazione dei beni archeologici sommersi presenti all'interno dell'area marina protetta Capo Rizzuto. Circa il 90% delle presenze stanno proprio qui nella nostra zona. E quindi già nel 2015 abbiamo realizzato questo primo percorso, questo secondo percorso appunto a Scifo D, e lì è iniziata la collaborazione con l'Università della Calabria, col Dipartimento, con la DIMEG, coordinato dal professor Fabio Bruno, il suo staff, e abbiamo iniziato a sperimentare, a testare tutta questa strumentazione multimediale che si è sviluppata nel tempo, è diventata un punto di riferimento anche per progetti europei e consente appunto di sviluppare, di valorizzare quelli che sono i tesori archeologici sommersi nell'interesse turistico dell'area marina protetta, ma di tutta la nostra zona. Stiamo tentando di fare un percorso virtuoso che non è solo legato allo studio, alla ricerca che è importantissima, ma cerchiamo di allargare il raggio d'azione mettendo l'accento sulla conservazione in situ e soprattutto sulla valorizzazione anche fuori dal sito, dei siti attraverso la realtà virtuale.